Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio del restauro di Rusty Lady. Per chi non l'avesse ancora capito, il progetto si chiama Rusty Lady perché significa in inglese signora arrugginita. Ma a parte questo, oggi è una giornata molto importante. Finalmente apriamo il motore. Per fare ciò, ovviamente sempre nel nostro studio, nel nostro Garage 27 qua a sud di Milano, abbiamo invitato Angelo Brioschi. Chi è Angelo? È il guru dei motori BMW. Direttamente da Brianza ve lo presento. Ciao a tutti, sono Angelo Brioschi, mi occupo di riparazione moto BMW ormai da un po' di anni, tanti, 32. Ero 52, quindi ho iniziato subito il mio lavoro in BMW. Mi hanno chiesto di dare una mano, Luca e Matteo, a ripristinare questa vecchietta che poi vedremo, che è un po' messa male, ve lo dico subito, però non ci spaventiamo di nulla. Ho conosciuto Luca e Matteo grazie a Cristiano Oliva, che me li ha presentati. Sono due ragazzi che hanno voglia e quindi, avendo voglia, mi fa venire più voglia ancora anche a me, nel senso che riparare motociclette è la mia passione, è la mia attività. La mia passione, ho una piccola attività di riparazione di moto in Brianza, si chiama B-Motors, e niente, appunto, vedo che i ragazzi hanno voglia, sono motivati, molto motivati. Io nelle moto lo sono sempre, poi quando c'è da fare un qualcosa, diciamo un ripristino così importante su una moto come questa, darò un po' di idee, perché i ragazzi ne hanno già molte, ma meccanicamente magari un po' meno. Al risultato finito, a moto finita, verrà sicuramente un oggetto splendido. E oggi come interveniamo? L'intenzione è quella, prima di tutto, di vedere se il motore gira, inteso di non è bloccato, non gira, avviarlo, perché nello stato in cui è avviarlo non sarebbe possibile. Sì. Quindi smonteremo alcune parti per fare in modo di controllare che il motore giri. Okay. Dopodiché lo step successivo è comunque toglierlo dalla motocicletta, sì, perché il ripristino non sarà completo, quindi bisognerà togliere il motore, revisionarlo tutto completamente. La parte telaistica seguirà un iter diverso, nel senso un ripristino diverso, il motore poi arriverà in officina, certo, e in officina verrà fatto un restauro completo. Perfetto. Assolutamente. Alla grande. Mettiamoci sotto allora. Partiamo da togliere il carter anteriore per vedere se il motore gira. Sotto qua c'è alternatore, piastra avvio, discato d'accensione, tutto quello che fa camminare il motore. Ok. Allora, spettacolo. Cioè? Spettacolo. Cioè? Il motore gira, non è bloccato. Sta girando. Se qualcuno vuole metterci anche un dito sul foro della candela, se vuoi provare, senti che lui spinge. Sta spingendo, quindi vuol dire che le valvole si muovono e il motore ruota. Filma l'aria. È già un bel risultato, è già. Che bello! Cioè, non è bloccato. Ok, io partirei con una bella forbice per iniziare a togliere tutto il cablaggio elettrico. Il motore, che resterà sul telaio come ultimo step, verrà poi appunto diviso dal cambio, separato dal cambio, e verrà poi sfilato il motore intero dopo aver tolto chiaramente le marmitte. Prima io però documento con le foto adesso, così poi per rimontare, oh, ragazzi, sappiamo come fare. Qui prepariamo le scatole dove mettere tutte le componentistiche, così da non perdere niente. White snow, red sky. L'alternatore. Dio. Wow. Figa. È andata. Anche il pacemaker è andato, però. Vediamo che colore è. White snow, red sky. Reach up for soul, so high. Sì, ma yogurt, ma che roba dentro là. Non crediamo che c'è. La scatola degli orrori. So, era così prima? Bellissimo. In origine. In origine. Ma che bello. Figa, le vere cromature. Cavoli, le vere cromature. No, no, puoi dirlo. Le vere cromature tedesche. Oh. Ok, siamo in folle. Tieni? Sì, sì. Ok. Oh yes. White snow, red sky.
Questo reggeva dai posti. No. Nella faccia mi sembra pesante. Beh, piscia olio, cioè... È cito? Quanto mi hai detto che era? 180. C'è un intero germine là dentro. Non c'è niente. Ma non stanno attenti, ragazzi, eh. Oh, questo, togliendo il motore. Vai a... Eccolo. Questo direi di conservarlo, che potrebbe essere utile. Eccolo. Mamma mia. Era solo perché l'aveva... Cos'è? Dentro il marcio. Sta pisciando. No, zio, sta pisciando. Lo so, sto andando lì. Ma cosa? Ma i girini ci sono dentro. Ma cos'è? Adesso ci saranno... Fra un po' di rame. Ultimo step, sfiliamo le forche o comunque tutto l'anteriore, così almeno lo possiamo lavorare solo sul motore. È tipo Excalibur, adesso che ce la fa? Mi tiro un pugno adesso. Dai, proprio una mazzata qua in testa. Non sento, Ford, bene. Bene. Mettete peso sopra. Ciao Nini. Ha funzionato molto bene. Chi lo prende in mano? Vai, quanto mi dai, Luca? Patata bollente. Porco Giuda. È caldo. Mettilo sul cartone, dai. No, dove c'è l'olio. Senti che profumino. No, non succede niente. Sai il profumo delle vecchie ferrovie? Madonna, senti che roba. Forse la massina, diciamo. Ma combinato. Adesso tiri via tutta la forza. Dai, vai, col petto, bravo, basta. Già. Ma va. È già andato. Vado. La forza, lì, tiralo via, ok. Sarà un po' un... Ce l'hai? No, la forcella, bravo. Okay. Ma va. Eccolo. Via i perni del motore. È appoggiato il motore adesso, non viene giù. Ok, allora inclino la tua parte, sollevalo, poggia la poppa, fermo lì, tienilo su. Vai. No, fermo lì, ce l'hai. È lì. Ok, fuori, su qualcosa, lì, gomma, qua in mezzo. Ok. Okay. Poggialo giù. Ok, me la manchi un pezzetto, alzalo un po'. Oh. Molto bene ragazzi, direi che per oggi la giornata si può concludere qua. Ah, che fatica. Queste sono le condizioni, sono le 11:15. Direi che possiamo concludere qua l'episodio. Andiamo a mangiare. Il motore lo apriremo da Angelo. Assolutamente sì. Voce fuori campo, conferma. Iscrivetevi se vi va così non vi perdete i prossimi episodi. Un like e un commento è sempre gradito. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio o un nuovo video. Bella raga, andiamo a mangiare, che non ce la faccio più. Ciao Cri, non sei ancora entrato in questo video oggi? No, stavo approfittando per mangiare un tarallo. No, era in pausa, ecco perché. Tanto Angelo fa il fatto suo. No, Angelo ragazzi è inarrestabile, è partito dalla fionda, raga. Dopo ti racconterò un aneddoto di quando ero giovane. E adesso lo dici subito. Non ho cominciato riparando le motociclette. Trattori. No. A vita non si può dire. A vita non si può dire. Oh. No. Ok, abbiamo capito. No. Ma ti sei già aperto? Mi sento già in colpa. No. Fa parte del lavoro. Mastro isolante.
quanto è pesante lo starter? Ma ti lo dici per te, lei. Prima di tutto, se lo tieni in mano così, arriva fin fuori. Ah, ok, perfetto. Quindi è meglio che lo metti a terra e ci metti un piede sopra. Ok, perfetto. Ci sei? Perfetto. Non va. No, ma forse vai in protezione, sai? Perché vedi che diventa rosso. Allora, prima di tutto facciamo così. Attenzione alla faccia. Questa batteria è morta. Bene. Perfetto. Susa. Mi spezza come scopre le cose, cazzo. Ci avrei messo un anno e mezzo a capire che era scarico. Cosa da non fare mai, eh? Ah, diciamo che faccio serie di fuoco. Perché potrebbe scoppiare la batteria. Ah, ok. Però visto che voi siete giovani, ma non succede. Devastante. Madonna. Ok, questo se lo tiri così non esce, se fa così non esce neanche se pompi ne viene fuori in delirio. Okay. Quindi lasciamo così.